È giunta l'ora della ricetta del cavolo. Quindi, allora questo espressa è, chiaramente, dai. Questo a Palermo viene chiamato sparacello. Sì. È un broccolo. Sparaciello. Sì, è un broccolo, cioè proprio un broccolo, ma in Sicilia, questo è un broccolo siciliano, si chiama sparacello. Mm. Questo addirittura nell'antichità veniva conservato, stivato nelle navi nel 1700 e nel 1800 perché è un grande contiene molta vitamina C. Addirittura quindi, le foglie per l'influenza uno la evita. Beh, col cavolo. La evita. le foglie si usavano addirittura per lenire i traumi e le contusioni. Parli sì, bene, sì, sì. Per lenire. Sì, è la classica puzza che noi sentiamo quando cuciniamo il broccolo, cavolo e lo sparacello. Sì. Non è altro che la grande quantità di zolfo che questo ortaggio contiene. Ah, eccola qua. Quindi, respirando questa puzza, passa l'influenza, no? Dovrebbe passare. Dovrebbe passare. Vabbè. Allora, la ricetta facile. Sì. Allora, sbollentiamo l'ortaggio per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Q.B. Sì. Lo mettiamo in un mixer o in un normale frullatore. Sì. Olio d'oliva. Sì. Aromatizzato all'aglio. Ho un quarto di spicchio d'aglio, sì. Un po' di parmigiano, sì. Una noce di burro, sì. Frulliamo il tutto, lo facciamo riscaldare per 5 minuti in una padella antiaderente. Mi piace quando lo chef dice una noce di burro. Una noce di burro. Antichi burro, ma insomma, un antichi burro. Sì. Facciamo questo composto, sì. Proprio frullato. Sì. Facciamo... Ma che due spaghetti al dente, due fettuccine al dente. Come dicono a Roma, due spaghi. Saltiamo il tutto, condiamo con un po' di prezzemolo. Questa è una ricetta semplicissima. Come si chiama? La ricetta del cavolo. Spaghetti al cavolo. Spaghetti. Quindi, del cavolo. Un applauso alla ricetta del cavolo. Sì. Buona deve essere. Da provare. Paolino, com'è? Due spaghi al cavolo. La famiglia dei cavoli mi è sempre piaciuta. Sì, è vero. Sì, tutto ciò che appartiene al cavolo. Sì, infatti. Sì, infatti. Infatti tu... Chissà, di che anno è il cavolo? 1700. No, l'origine antica Grecia. Vedi? Isola di Cipro. Cioè, da Magna Grecia. No, è Magna Grecia. Da Magna Grecia, no? Se Magna è il cavolo. I romani poi se ne sono impadroniti. Esatto. Quindi, ed è quindi una ricetta che possiamo fare anche noi a Capodanno, no? Semplicissima. Per Capodanno c'è due gamberetti. Quindi facciamo cavolo con i gamberetti. Due gamberetti. Chiudiamo questo momento express culinario, sì. Uno stacchetto che tra l'altro noi abbiamo usato nella nostra trasmissione Spider radiofonica per introdurre la rubrica di cinema, ma stavolta la chiudiamo sempre. Sì, anche perché quale pasta mettiamo? Abbiamo detto due spaghi. E allora spaghetti, pollo, insalatine, mandazzine di caffè. Abbiamo il jukebox in vendita. Ma la pena riesco a mandar giù. Bene, wow, e questo era il grande Fred Bongusto, sì. Mannaggia, Fred. Sì. Caro Giuseppe, sì. Domanda express, vediamo un attimino se voi siete preparati sul resto del mondo. I rituali porta fortuna che si usano per Capodanno nel resto del mondo, in Italia sappiamo le lenticchie e altre cose, cioè, ma nel resto del mondo? I piatti che volano fuori. Dove? In Russia, Polonia. Mi manca, aspetta che cerco. In Russia, Polonia, poi? No, guarda, mi ha colpito. Allora, in Spagna e in Francia si usa mangiare a mezzanotte 12 chicchi di uva. Ah sì, 12. Sì, l'ho fatto. Però l'ho non l'hai detto prima. Perché ero in Ibiza, non ero in Spagna. Mannaggia. E tra l'altro in Spagna stattori. Si usa esprimere, vedi un po', un desiderio per ogni chicco e mangiare il più velocemente possibile allo scoccare del nuovo anno. Mi ha colpito in Germania, si prende il calendario del 2013, lo si lega con 9 giri di filo rosso e a mezzanotte lo si brucia ripetendo una formula magica: brucia i dolori dell'anno vecchio, non torneranno mai più. Io un po' capito un po'. Sì.
macabra, sì, misteriosa, da mistero. Di che stiamo parlando? Anche in Danimarca c'è una formula che viene, questa non la sapevi, al passaggio del nuovo anno si inchina, ma guarda un po', ci si inchina a terra. Sì. A terra, si svuotano, beh, dipende come sei combinato con le articolazioni, soprattutto se non hai inalato lo zolfo del cavolo. E allora ci si svuota le tasche, sì, e si saluta l'arrivo del nuovo anno con la formula: annuncia la fine del vecchio, annuncia l'arrivo del vero. Annuncio vobis. Annuncio vobis. In danese, però, non lo so dire. Poi dico, danese, quindi, insomma. Che gli attori sono, guarda, ti sciorina. Magnum, Gaudio. Grande latinista. Ma per chiudere, sì, in Giappone, sì, ma guarda, una cosa incredibile, sempre a livello alimentare. Si suicidano, tutte capitate. No, però siamo là vicino, perché si getta una manciata di fagioli neri dalla finestra per allontanare la negatività. Oh. Bene, tutti, e allora, dopo sta cosa, buon anno. Buon anno, buon anno, assolutamente buon anno. Io però non è finita la cosa. No. Senti, Paolino, invece un aneddoto, io stavo pensando a quando abbiamo fatto quella tournée di quello spettacolo, io e te, no? E quando è successa quella cosa lì a un teatro di Roma. Quando è cascato tutto. Quando tu mi aspettavi sul proscenio, dopo, posso dirti, una quarantina di repliche, tu mi aspettavi di spalle al proscenio, io dovevo entrare e dirti una battuta e non sono mai arrivato, perché a un certo punto, mentre tu eri in scena, si è sentito un rumore, no? Del cavolo. Esatto. Beh, in perché, realtà sì, insomma, sì, mentre aspettavo il mio compagno di scena sento un boato in un teatro, chiaramente si sente, è molto più ampliato, e tutti ad aspettare l'arrivo, che non arrivava, arriva dopo 2-3 minuti, morto di lacrime, no, e poi abbastanza commosso, in realtà erano cascati i dimmi in teatro, non delle luci, una pina così, e io quindi sono entrato in ritardo con questa cosa, cioè convinto, in realtà era una tragedia, perché convinto di avere creato un danno pazzesco, sono entrato, le luci c'erano, allora lui, consapevole che non era successo niente, sbotta a ridere, e quindi ho fatto un monologo abbastanza forte, però in maniera leggera, diciamo, con le lacrime che scendevano. È stato emozionante, devo dire, molto emozionante. La gente capì, infatti poi ha fatto l'applauso, esatto, ti ricordi? A scena aperta. Mannaggia. Senti, sì, se io alle tue spalle vedo, sì, un altro ospite, sì, questo è abbiamo un, anche questo qui è, non è che una... abbiamo anche giornalisti, sì, non è che uno così è un giornalista, lo chiamiamo subito un grosso giornalista, cioè nel senso, non essere.